È polemica anche ad Alessandria per le liberalizzazioni volute dal governo Monti. Al centro dell'attenzione anche il futuro dei tassisti e dei farmacisti, categorie che potrebbero vedere le presenze lievitare sul territorio, ma non tutti sono d'accordo nello sdoganare il numero delle licenze. Per quanto riguarda i taxi, le licenze rilasciate ad Alessandria sono 28, per un mestiere che comporta turni anche di 12 ore, spesso per pochi euro. Mercato già in parte fermo in città, basti pensare alla zona servita della stazione, dove dopo le 23 non arriva più nessun treno fino al mattino dopo. Tariffe stabilite dal comune in questo modo: corsa minima 7 euro, 90 centesimi a chilometro su tratta urbana, 80 centesimi l'extraurbana, 22 euro per la sosta di un'ora, 50 centesimi a bagaglio, 1 euro per i cani. Ma cosa dicono gli addetti ai lavori sulla liberalizzazione? Diciamo che forse ad oggi anche in tutta Italia non c'è una possibilità di poter avere una liberalizzazione vera e propria. È un mestiere molto professionale, si trasportano le persone e quindi comporta una certa attenzione nel modificare o nel tentativo di modificare le cose. In alcune città d'Italia si stanno organizzando forme di protesta. Ad Alessandria accadrà qualcosa del genere? Beh, noi siamo una realtà molto piccola, quindi siamo un po' combattuti e dobbiamo ancora riunirci per decidere quale sarà da parte nostra il nostro modo di intendere e di muoverci. Diciamo che siamo un po' anche spaventati dalla presa di posizione dell'authority e anche dalla Federconsumatori, perché a quanto pare il nostro servizio rientra in una categoria che non può determinare agitazioni in maniera selvaggia e irregolare. Per quanto compete le farmacie, l'obiettivo è averne una per ogni piccola realtà territoriale. Sul comune di Alessandria sono 29, in città 19. Il nostro territorio è già virtuoso in questo senso, in quanto ce ne sono 6 in sovrannumero. È che non capiamo la necessità e la volontà di dover per forza cambiare tutto. Noi siamo aperti sicuramente per migliorare e aumentare il numero delle farmacie, ma siamo assolutamente consapevoli che saremo l'unico paese in Europa che, dovendo passare quello che si sente proporre, potrebbe avere la fascia C, cioè il farmaco non mutuabile, soggetto a ricetta, in un ambiente che non è quello della farmacia italiana, che potrebbe essere quello di una parafarmacia, potrebbe essere quello di un supermercato. La cosa ci lascia abbastanza perplessi, perché non capiamo come si possa risolvere il problema di aumentare i fatturati, di risolvere il problema dell'economia italiana semplicemente permettendo che la fascia C vada fuori dal canale della farmacia, che è un canale tradizionale ben apprezzato da quelli che sono tutti i sondaggi italiani, dagli italiani.